Buongiorno a tutti, ci troviamo per un incontro inizio anno per fare il resoconto dell'amministrazione e anche diciamo, per chiarire alcuni aspetti che sono emersi in seguito alla conferenza stampa della minoranza. Primo punto che io voglio affrontare, ho cercato di prendere appunti su tutto ciò che è stato detto, tante cose, e certo su cui diciamo cercheremo di ribattere punto su punto. I rifiuti, si è parlato di aumento dei rifiuti, del costo dei rifiuti, e qui credo che i numeri che siano un valore assoluto, oggettivo, debbano essere diciamo ben specificati. Il costo dei rifiuti in seguito alla gara che è stata fatta dal Comune di Sala Ponzini è passata da 2.132.000 a 2.254.000. Un aumento, credo, fisiologico, tenuto conto degli aumenti impazziti che ci sono stati in seguito al Covid, in cui le bollette dell'Enel, del gas, diciamo, delle utenze in generale sono aumentate, il costo diciamo, dell'aumento è stato limitato. Quello che deve essere chiaro è che soprattutto chi studia le carte dovrebbe dire, da un punto di vista di onestà intellettuale, che il costo è stato maggiore rispetto all'aumento della gara dei rifiuti, perché rispetto al 2022 c'è stato un abbattimento di sgravi di 190.000 euro, che erano i soldi che lo Stato ha dato proporzionalmente ai singoli comuni per gli sgravi Covid. Sgravi Covid che nella scorsa annualità sono stati, degli sgravi Covid hanno soffritto in particolare i cittadini che hanno in regola con i tributi. Naturalmente solo a quei cittadini, e naturalmente se si somma questa i 120 più i 190, naturalmente c'è stato un aumento, ma non perché ci sia stato un aumento di oltre 300.000 euro, c'è stato solo un ritorno a quello che era un ruolo prima che lo Stato desse quei contributi con sgravi Covid. Poi io voglio cogliere l'occasione, perché se parla il cittadino normale della strada che non ha mai occupato ruoli di pubblico amministratore in un contesto cittadino, ci sta che uno spieghi. Ma quando parla chi ha amministrato questa cittadina per 20 anni, dovrebbe ricordare che nel 2013, quando lui occupava la carica di vice sindaco del comune di Sala Ponzini e io ero assessore, il costo complessivo del ruolo dei rifiuti era pari a 2.423.371,32. Quindi stiamo parlando di circa 170.000 euro in più 10 anni prima, senza inflazione, senza Covid e senza tutte le problematiche che sono capitate in questi anni. Per questo io credo che quando si facciano delle obiezioni, delle osservazioni, uno deve spiegare tutto ai cittadini. Poi i cittadini sapranno valutare. È semplicissimo, basta prendere le bollette di 10 anni prima e confrontarle. E di questo sicuramente non è stato un merito solo ed esclusivamente del sindaco. Graduale e costante ha iniziato a lavorare proprio su un abbassamento del costo dei rifiuti nel corso di un'azione amministrativa che è durata circa 5 anni. Quindi credo che il concetto per quanto riguarda i rifiuti, a noi dispiace anche l'aumento di un solo euro, però naturalmente crediamo di aver contenuto al minimo i costi dell'aumento, tenuto conto di tutti quei fattori che sono occorsi diciamo, nel corso degli anni. Cerco di andare, vedo che si è parlato del parcheggio quattro turni. L'amministrazione ha fatto tutto quello che doveva, non da adesso, da anni, sulla eventuale riqualificazione di quell'area. C'è un progetto regolarmente depositato, allora di 4.600.000, che adesso sarà sicuramente aumentato, e noi siamo in attesa che si finanzi. Naturalmente noi non possiamo ambire
ad avere tutti i finanziamenti possibili e immaginabili. Il compito di un'amministrazione è quello di presentare le progettazioni presso gli enti competenti e chiedere i finanziamenti. Poi, come vedremo, alcuni finanziamenti sono stati concessi ed altri sono in stand-by, ma noi siamo sempre fiduciosi, non solo che i finanziamenti vengono dati, ma a prescindere da chi possa amministrare il Comune di Sala Consilina, noi siamo nell'ottica che l'importante è che l'opera si faccia, anche se sia stata richiesta 20 anni prima ed eseguita 20 anni dopo, perché ci rendiamo conto che anche l'ente erogatore del finanziamento, sicuramente i vari enti erogatori di finanziamento possono avere delle problematiche. Per quanto riguarda poi un'altra situazione che è stata organizzata, che mi fa un po' sorridere, è quella del McDonald's. A Sala Consilina è stato aperto il McDonald's. Ho sentito dire che l'apertura del McDonald's è solo esclusivamente merito di un privato che è venuto ad investire a Sala Consilina. Però ci dobbiamo chiarire un po' i pensieri, perché non vorrei che quando apre il McDonald's a Sala Consilina è merito del privato. Quando le saracinesche sono abbassate nel centro cittadino è colpa dell'amministrazione. E ricordo a qualcuno che l'amministrazione, per quanto riguarda le attività commerciali di tutto il nostro territorio, già da anni ha applicato uno sgravio, prima assoluto e poi relativo, della TARI per chi apre l'attività, con possibilità di un ulteriore sgravio per chi dimostrasse di aver assunto ulteriori persone, e anche questo è stato fatto quando era la delega dell'assessore della Rai. Quindi credo che bisogna chiarirsi le idee. Poi probabilmente qualcuno della minoranza è arrivato a fine inaugurazione del McDonald's, 2 su 5 sono venuti a fine inaugurazione del McDonald's, e non hanno ascoltato le parole del rappresentante del McDonald's e del gestore del McDonald's. Che cosa ha fatto l'amministrazione nell'interesse della collettività per cercare di abbassare al minimo le difficoltà burocratiche, di venire incontro alle esigenze dell'apertura di un marchio di questa portata, che noi ringrazieremo sempre per essere venuta ad investire a Sala Consilina, e qui forse un minimo di merito lo ha anche l'amministrazione. Poi voglio chiarire un ultimo punto al riguardo. Molto spesso sento dire di un paese in declino, per non dire morente. Credo che un paese in declino o morente, all'interno di questa cittadina, ma all'interno di questo territorio, allarghiamo il concetto, non credo che un colosso, una multinazionale americana, facesse un passo così azzardato, così disastroso anche nei propri interessi. Quindi probabilmente il nostro territorio è un territorio appetibile da un punto di vista commerciale, sociale, di servizi, per questo motivo si è venuto ad investire anche in una zona strategica della nostra cittadina da un punto di vista territoriale, perché credo che loro vogliano abbracciare anche altri territori, e i risultati di questi primi giorni credo siano sotto gli occhi di tutti. Voglio dire, l'affluenza che ha portato, c'è un indotto notevole di persone che sta venendo a Sala Consilina, quindi crediamo di aver raggiunto nell'interesse della collettività un grandissimo risultato. Poi ho sentito parlare dell'app e merito, e qui lo stesso ragionamento l'ha costruito il privato, sono opere di riqualificazione urbana approvate all'interno di un consiglio comunale in cui l'amministrazione ha avuto solo la lungimiranza di credere in una determinata opera che ha portato in vantaggio di un anno che verrà messo in opera. Bisogna dare il tempo, vorrei dire a qualcuno che anche il grande Dio ci ha messo 7 giorni per fare il mondo, se facciamo le dovute proporzioni ci dovete dare anche il tempo di mettere in esecuzione determinate idee. Per non parlare poi del contiguo parco urbano, che sicuramente è una valvola sicuramente notevole di sfogo per tutti i cittadini, i genitori che possono accompagnare i propri figli per farli svagare all'interno di questa, di questo parco urbano. Poi ho sentito
dire anche, tra le altre cose, un punto che non riguarda direttamente l'amministrazione, ma che riguarda i lavori alla scuola media e all'ingegneria. Partiamo dal presupposto che quest'opera è di iniziativa, di prerogativa provinciale, perché noi sappiamo benissimo che al di là della proprietà è un servizio che è gestito dalla provincia, in cui il Comune ha dato un'ampia partecipazione e interesse già nello svolgere la gara per le difficoltà note che ha avuto la provincia. I lavori sono in esecuzione, anche se non stanno camminando in maniera celere. Più volte sia io che soprattutto l'assessore alla pubblica istruzione ci siamo recati a Salerno per sollecitare che i lavori venissero accelerati e finiti nel più breve tempo possibile. Oltretutto l'assessore ha anche scritto alla provincia. Ma noi diciamo non siamo disfattisti, chiediamo nella collaborazione della sinergia istituzionale e pur mantenendo sempre alta la guardia, non facciamo la guerra a nessuno, a maggior ragione perché si tratta di una scuola che è all'interno del nostro territorio. Poi ho sentito parlare di partecipazioni figurative e simboliche degli amministratori all'interno delle varie manifestazioni, parlando di posizionamenti nelle foto. Ho scoperto che dopo 20 anni di amministrazione e qualche anno in più da avvocato, probabilmente non riesco nemmeno più ad esprimermi in una lingua italiana corretta, perché io ho partecipato ad ogni manifestazione e quando mi è stata data facoltà di parlare, non l'ho imposto, sono salito sul palco e ho fatto il mio intervento, rispettando tutto e tutti. Non mi sembra nel 90-95% e in quel 5-10% probabilmente ci sono quelle manifestazioni in cui c'erano gli amici, i parenti, i compagni, abbia visto qualche componente nell'ambulanza, non mi sembra questo. E a tal proposito voglio precisare che noi da 7 anni facciamo un cartellone teatrale presso il Comune di Salaconsigna al teatro, anche un amatoriale. Non mi sembra in 7 anni, se non montati sulle punte delle dita di un amato, punta delle dita di un amato, di aver visto la minoranza. E preciso ai cittadini ed evidenzio che quest'anno abbiamo raggiunto il tetto massimo degli abbonamenti di 300 su 499 posti e riteniamo che sia un grande successo per il nostro territorio, perché credo che alla base dello sviluppo di un territorio ci sia anche la cultura, non solo la cultura ma anche la cultura. Il cinema, il teatro, l'arte in generale, e quindi noi cerchiamo di andare in questa direzione. Aumento delle indennità, detto da chi ha percepito indennità per anni, mi fa un po' sorridere. È ripreciso, perché già l'ho detto una volta, che il Comune di Salaconsigna, ma non solo il Comune di Salaconsigna, quell'aumento delle indennità che era stato previsto dal 1 gennaio del 2022 l'ha spalmato nel corso di 3 anni, come altre realtà, e questo spalmare nel corso dei 3 anni ha comportato che ci sia stato un aumento dell'indennità del 45% nel 2022, del 68% nel 2023 ed è arrivata a regime nel 2024. E questo ha comportato che l'aumento non sia pesato sulle casse comunali ma sulle casse governative. Poi, se qualcuno non ci dovesse dormire la notte, che pensa che il sindaco, e parlo per me stesso, stia sul Comune per l'indennità, vi invito a rivolgere un'istanza al dirigente dell'area finanziaria e vedere qual è l'ultima indennità che ha percepito il sindaco. Novembre 2022, sottolineo, novembre 2022, siamo a gennaio 2024. Questo è giusto per far capire ai cittadini qual è lo stato reale delle cose. Poi ho sentito anche, tra le altre cose, che c'è un atteggiamento molto collaborativo della minoranza, talmente collaborativo
Io, che sono onesto intellettualmente, riconosco che in un'unica seduta la minoranza ha mantenuto il numero legale, ma credo che sia il compito di un consigliere comunale quello di mantenere il numero legale, non perché faccia un piacere alla maggioranza, ma perché si votano degli argomenti che siano di interesse collettivo. Però siccome poi ho sentito dire da un altro consigliere di minoranza che noi ci telefoniamo per vedere se possiamo arrivare al numero legale, vediamo le presenze e le assenze all'interno del Consiglio Comunale, riferendosi alla maggioranza e alla minoranza. Cavallone Francesco 13 su 13, Gelsomino Lombardi 13 su 13, Giordano Luigi 13 su 13, Dallo Enera 10 su 13, Daliano Michele 13 su 13, Lettieri Bartolomeo 13 su 13, Di Somma Anna 13 su 13, Enzo Garofalo 12 su 13, Melillo Rosa 12 su 13, Cartolano Domenico 9 su 13, chi ha parlato 7 su 13, Freda Angela 7 su 13, Paladino Teresa 8 su 13, Carrazza Alessandro 10 su 13. Penso che i cittadini siano in grado di poter leggere da questi numeri chi effettivamente ha interpretato in maniera ineccepibile il ruolo di sindaco, di assessore, di consigliere di maggioranza e di consigliere di minoranza. Ai posteri l'ardua sentenza. Poi ho sentito dire un altro fatto molto importante, che sono collaborativi, gliel'abbiamo riconosciuto, però poi io dopo, che sono abituato a parlare con le carte e non con le chiacchiere, devo fare riferimento a una delibera di Consiglio Comunale numero 32 del 28/7 del 2023, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e del relativo elenco annuale 2023, in cui, udite, si doveva discutere, sì, praticamente si deliberava di approvare la proposta in cui erano ricompresi i lavori di ricostruzione della scuola media Trinità per un importo di 4.586.850,24, efficientamento energetico della scuola Matteotti per 2.240.000 euro. Per quanto riguarda la scuola media Trinità, perché siccome ho sentito dire, e ci ritornerò dopo, da qualche altro consigliere di minoranza che noi facciamo le cause e spendiamo i soldi, se noi per la scuola media Trinità non avessimo fatto cause e speso soldi, avremmo perso un finanziamento che ci era stato assegnato nel 2018 per 3.200.000, che c'era stato revocato attraverso varie impugnative, perché credo che sia un obbligo di un'amministratura non perdere un finanziamento che si ritiene giusto essersi guadagnato sul campo, dopo varie battaglie, sia per essere riconosciuto il finanziamento, sia soprattutto per essere riconosciuto l'adeguamento del finanziamento da un punto di vista economico, siamo arrivati da 3,2 a 4,586. Anche questo serve per far capire a qualcuno che tra prima e dopo il Covid, in questo caso, c'è stato l'aumento del 40%, quindi gli aumenti sono stati abbastanza generalizzati. Ma la cosa che io devo evidenziare, che ritengo sia grave, che in questo atteggiamento collaborativo, in cui parliamo di scuole, non stiamo parlando di altro, credo che le scuole siano a cuore, nel cuore e nell'interesse di tutti, votano favorevoli 9 consiglieri di maggioranza e votano contro i consiglieri di minoranza Cartolano, Freda e Carrazza, di cui 2 consiglieri, se si affacciano aprendo il balcone, vedrebbero dove deve essere abbattuta e ricostruita la scuola media Trinità. Non so se questo sia un atteggiamento collaborativo. A prescindere da tutto, stiamo parlando di scuole. Questi sono dati oggettivi rispetto a chiacchiere che ho sentito dire. Anche su questo credo che i cittadini possano fare una loro riflessione, perché io ritengo che i cittadini sanno, nel corso degli anni,
hanno sempre saputo riflettere, guardare e poi decidere al momento opportuno. Andiamo. Si è parlato anche di piano di zona, ormai ex piano di zona, perché sappiamo tutti che soprattutto per impulso e su iniziativa dell'allora sindaco di Sala Consilina si è deciso di creare un consorzio di servizi sociali il 26 aprile del 2018. Quindi ormai sono quasi 5 anni e mezzo che praticamente non esiste più il piano di zona. Ho sentito dire della perdita di un finanziamento che non competeva al comune, ma competeva sicuramente al piano di zona e poi dopo al consorzio di servizi sociali. Ma al di là del merito della faccenda, la cosa che fa sorridere è che questo finanziamento era del 2007, poi è passato il corso degli anni e chi parla si dimentica che dal 2009 al 2014 ha avuto una delega specifica, ha occupato un ruolo specifico nell'ambito delle politiche sociali e si ricorda dopo anni di questo finanziamento, probabilmente avrebbe potuto vigilare quando era tempo su queste situazioni. Poi ho sentito dire che per una ragione di equilibrio politico non si agisce nei confronti dei comuni quando ancora è rimesso il piano di zona per il recupero delle somme dovute. Il problema, ripeto la stessa osservazione per la volta precedente, siccome è una situazione che va avanti questi pagamenti nel corso degli anni dal 2003, lui che cosa ha fatto quando ha occupato un ruolo di maggioranza all'interno con la delega specifica? Diciamo del consesso comunale, ma ricordo che stiamo dando la possibilità a determinati comuni di rientrare, perché noi ci rendiamo conto che dopo anni, a parte che ci sono anche delle contestazioni che non competono al comune di Sala Consilina sui pagamenti, ma con altri comuni li stiamo agevolando in un piano di rientro senza che dobbiamo coprire nessuno, anche perché vorrei dire al consigliere che quando il comune di Sala Consilina ha dovuto agire legalmente, è evidente che noi avessimo ragione, ma se non avessimo impugnato quel decreto di archiviazione dell'INAIL praticamente ci avrebbero fatto fuori. E naturalmente noi, rispetto a situazioni che riteniamo che non abbiano seguito quella che è la linea maestra, la impugniamo e fino adesso i fatti, mi sembra, ci abbiano dato ragione. Poi un'altra bella cosa che ho sentito dire, e qui poi ho dovuto prendere il foglio perché sono talmente tante le opere, noi non abbiamo usufruito di nessun finanziamento del PNRR, a parte che ci è stato detto che in 5 anni, 4 anni e mezzo, un'unica opera pubblica abbiamo fatto, che non è nemmeno finita, questo lo aggiungo io, la scuola di realtà Sant'Antonio è prossima, probabilmente viviamo in due paesi completamente diversi. E iniziamo a segnalare, io adesso vi dico solo quelli che sono del PNRR, poi dopo elencheremo le opere completate, in essere, appaltate e finanziate, così probabilmente qualcuno si chiarisce il pensiero, anche perché delle opere sono state fatte sotto casa sua, probabilmente non si affaccia nemmeno a qualcuno, ho questa vaga sensazione. A parte tutte una serie che non elenco, diciamo, per un bel importo, diciamo, una serie di opere e una serie di interventi sulla digitalizzazione, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, per belle svariate di migliaia di euro, stiamo parlando forse di 300-400 mila euro, non li voglio elencare anche gli importi, altrimenti quindi, noi ci adeguiamo anche tecnologicamente a quelle che sono le esigenze. Noi abbiamo praticamente già appaltato l'opera della mensa scolastica dell'Istituto Comprensivo Sala Consilina presso di disciplini per 215 mila euro PNRR. Abbiamo richiesto un finanziamento per un hub culturale e sociale nel Palazzo del Vecchio per l'importo di quasi 2 milioni di euro. Sono nella categoria dei finanziabili le altre due scuole su cui noi non siamo, le uniche due scuole su cui non siamo ancora intervenuti da un punto di vista di adeguamento antisismico, Viscieti e Martemite Sagnano e Viscieti, una per 348 mila, l'altra per 327. Quello che già ho citato
nella famosa delibera dei lavori pubblici, efficientamento della scuola Matteotti per 2.050.000 euro, e i lavori inizieranno nel momento in cui terminerà l'anno scolastico, anche per evitare di creare dei disservizi alla scuola. Tenuto conto, e ci ritornerò dopo. Poi siamo intervenuti altri tre finanziamenti, perché noi pensiamo anche alla messa in sicurezza del nostro territorio. Questi sono sempre il PNRR. Stiamo parlando di messa in sicurezza geologica e non geologica, proprio perché si sente quello che capita nel mondo e noi cerchiamo di prevenire. Sant'Antonio, San Raffaele e Madonna di Castello. Sì, per più di 2 milioni di euro, sono 7,50 per 3, quindi siamo per 2.250.000 euro, tenuto conto che sono state fatte anche opere di riqualificazione urbana. Per chi conosce via Costantino Gatto a Valle, è stata fatta opera di asfalto della strada che dalla chiesa di Sant'Antonio sale al forno, dove è stata fatta quest'opera, è stata asfaltata, e poi il valore di Sant'Antonio. Lavoro di regimentazione acque pluviali Sabato, altri 280.000 euro. Qui mi riferisco all'opera sotto il naso. Lavoro di messa in sicurezza del muro di contenimento di via Demetrini, 90.000 euro. Siamo intervenuti sul muro su cui non c'è intervenuto nessuno da secoli, dando decoro urbano e soprattutto sicurezza a quel muro. Messa in sicurezza del palazzo, altre 90.000 euro. Messa in sicurezza aree esterne, scuola media centrale, altre 90.000 euro. E poi l'edificio, quello che abbiamo nominato, l'unica opera che noi avremmo fatto, che è quella di scuola materna elementare di Sant'Antonio, per 1.472.000, che è in diritto d'arrivo. In tutto questo noi abbiamo affrontato questi lavori delle scuole facendo anche salti mortali nel cercare di dare una sistemazione degna e decorosa agli studenti che non potessero essere messi in condizioni di precarietà. E nel caso della scuola elementare di Sant'Antonio, la scuola elementare è andata presso il vecchio plesso di Fonti, mentre le scuole materne sono all'interno dello stabile della chiesa di Sant'Anna. Ho sentito parlare di gara di parcheggi in essere, di gara di parcheggi che assalano i parcheggi. Bisognerebbe solo informarsi. Abbiamo fatto due gare. La prima è andata deserta, purtroppo. La seconda, rimodellando quelli che erano determinati parametri, è stata aggiornata. Quindi è un problema adesso solo di controllo dei requisiti, diciamo di una serie di scontri burocratici, e il parcheggio è là, ripartito. Non è un problema che è dipeso da noi, ma purtroppo le gare si fanno e non sempre partecipano tutti. Ho sentito dire che 10 anni di amministrazione sono stati troppi. Non so in quale libro, in quale normativa non è previsto che le persone, voglio dire, con un ricambio anche di persone tra la prima e la seconda, voglio dire, del 50%, tra la prima e la seconda consigliatura, quindi non lo so, probabilmente era riferita al sindaco, non lo so. Ho sentito dire da un altro consigliere comunale che loro sentono il 90% della lamentela, ma poi quando vanno le elezioni le cose cambiano. Probabilmente suggerirei al consigliere di rivolgersi a tutto il territorio, non solo al clan dei Federissimi, al gruppo dei Federissimi, perché probabilmente la percentuale, se si continua a rimanere nel gruppo dei Federissimi, aumenterà e non diminuirà, ma non si ha la percezione concreta della realtà cittadina che può avere solo chi cammina in mezzo alla strada e si confronta con le persone. Non persone che io non vedo da mesi o da anni per strada parlare con nessuno. Poi ho sentito dire da un altro consigliere che noi siamo in questa sede a fare la conferenza, sopra c'è il Lillo, e torniamo sempre al solito ragionamento, che se chiude l'attività privata, Lillo è l'attività che rimpiazza di somministrazione, diciamo, di alimenti, che era in piazza, perché c'è stata chiusa per scelte, per esigenze territoriali, per scelte territoriali, lì è colpa dell'amministrazione, e torniamo al solito ragionamento. Quando chiude l'attività è colpa dell'amministrazione, quando apre è merito.
Poi volevo andare a precisare, poi cederò naturalmente la parola per altri dettagli più specifici, credo, non lo so, di non aver saltato niente. E stai dopo lo dice, una cosa. Praticamente andiamo poi ad un fatto che io volevo precisare da tempo. Quello che ha fatto, siccome questo ha fatto un resoconto non dei 5 anni, siamo andati a 10 anni, allora diciamolo tutto che cosa è stato fatto in 10 anni. Io credo che nei primi 5 anni, oltre a fare una serie di interventi di opere pubbliche, perché io mi riferirò solo a quelle degli ultimi 5 anni, adesso le elencherò tutte, non a quelle dei primi 5 che sono sotto gli occhi di tutti, è stato fatto prima il risanamento economico dell'ente. Primo punto, l'ente di Sala Francilina era in grosse difficoltà finanziarie e attraverso una politica chirurgica è stata fatta una grande opera di risanamento e azzerati svariati debiti. È stata fatta un'altra grande operazione che non credo sia sfuggito alla stragrande maggioranza delle persone: il consolidamento degli uffici pubblici che erano sul territorio dopo che è stato soppresso il tribunale a Sala Consiglio. L'unica sconfitta, tra virgolette, ma siamo ancora davanti al Consiglio di Stato, è stata la casa circondariale, ma ancora siamo in Consiglio di Stato. E ricordo ai cittadini che dopo la prima impugnativa del decreto Orlando che l'aveva chiuso, noi in Consiglio di Stato avevamo avuto ragione. Poi ci ha pensato il suo successore, il ministro Bonafede, a fare un altro decreto di soppressione, impugnato la giustizia. Voglio ricordare che cosa è stato salvato a Sala Consilina, e partiamo dalla piazza Ims e Dinei, che erano imbrucindo il lancio tutte e due verso altri territori, all'interno dell'ex tribunale, distretto sanitario, centro per l'impiego, ufficio del GRC, ufficio del giudice di pace e segretariato sociale. Tutto questo segnalo ai cittadini che all'interno di quello stabile che qualcuno voleva che rimanesse chiuso in attesa del ritorno del tribunale, e noi stiamo lavorando già per le soluzioni alternative, anche se dovesse tornare il tribunale, ma comunque sono passati 10 anni, ci sono la bellezza di 150.000 euro di canoni di locazione risparmiati a vari livelli, comunali, regionali, statali, giusto per capire chi amministra cosa fa. È bene che i cittadini di tanti dipendenti comunali abbiano garantito anche un cambio del turnover, che potessimo andare in maniera adeguata, eccellente, ad esempio, i servizi. Infine, credo che voglia segnalare a qualcuno che crede che il comune di Sala Consilina sia diventato il deserto del Sahara anche dal punto di vista di collaborazioni istituzionali, che purtroppo Sala Consilina, questo lo devo dire perché adesso lo devo dire pubblicamente, non mi risulta che in 46 anni di vita comprensoriale della comunità montana avesse mai avuto il presidente della comunità montana. Con tutti questi popò parterre di politici che si sono succeduti nel corso degli anni, di cui qualcuno pontifica, mi deve spiegare come mai non è riuscito a raggiungere i vertici o la vetta comprensoriale di determinati enti, probabilmente perché quando si amministra in maniera paritaria, in maniera di dialogo, di discussione, di confronto con gli altri amministratori, si riconoscono le qualità di qualcuno rispetto ad atteggiamenti di Marchese del Grillo del passato, e non facciamo riferimento a una nota frase che tutti conoscono e che poi portavano a una sorta di isolamento assoluto. Mi fermo qui e non dico quale altre cariche comprensoriali ancora oggi il comune di Sala Consilina, perché altrimenti questo lo si farà in più avanti e vedremo chi aveva raggiunto, chi ha raggiunto nel corso degli anni tanti incarichi professionali comprensoriali, non solo del sindaco, ma anche di altri consiglieri. Abbiamo il dottore D'Alofo qui al tavolo, l'ho occupato, lo occupa ancora,
quindi credo che questo sia il risultato anche di 10 anni di amministrazione. Se qualcuno, meglio dire, mi ricordava giustamente l'assessore Vecchini, che stava così, è stata zona rossa durante il periodo Covid, l'ha gestita in maniera eccellente. Il sindaco di Sala Consiglio è stato colui che ha chiesto il 14 marzo al presidente De Luca che Sala Consiglio fosse fatta zona rossa, e che poi ne hanno subito altri comuni del Vallo di Diano, e la richiesta, perché noi abbiamo avuto un primo impatto violentissimo per la famosa incontro che c'era stato e che tutti sappiamo, un secondo in una casa, in una RSA, in una casa di riposo, e nella seconda ordinanza del presidente del Comune è stato fatto chiaramente riferimento, vista la richiesta del sindaco di Sala Consiglio. Anche in quella circostanza la minoranza aveva accusato di isolamento, che il sindaco avesse isolato il Comune di Sala Consiglio, i fatti che hanno dato torto, perché probabilmente non è dimostrato il contrario, avremmo avuto maggiori danni sociali e in termini di morte, e Sala Consiglio ne ha avuto più di 40. Ma soprattutto maniera subordinata e relativa, perché io non pensavo a quello, Sala Consiglio, perché in 30 giorni ha avuto anche un soldi per 400.000 euro, di cui la metà ha investito in una struttura pubblica che vedrà inaugurata di qui a poco, il ciclo di aggregazione sociale, per quanto riguarda la documenta di sistema, sempre perché investiamo i soldi in sicurezza delle strutture. Veniamo alla lista della spesa che purtroppo devo fare, perché se uno mi accusa che si è fatto una sola opera pubblica, vediamo chi vive dove. Lavori, PIP Mezzaniello, stiamo parlando del primo, della prima zona industriale, praticamente un lavoro di 5 milioni di euro di adeguamento di una serie di servizi. Lavori di manutenzione stradale, sono state asfaltate le strade, la stragrande maggioranza delle strade di Sala Consiglio, di marciapiedi, rotatorio uscito dall'autostrada, mini rotatoria a Sant'Antonio. Voglio segnalare che la rotatoria a Sala Consilina ha fatto il Comune di Sala Consilina, in altre città del Vallo, non perché lo abbiano detto in altre città del Vallo, ma lo dicevano a qualche cittadino salese, lì l'ha fatta l'ANAS, il problema ce lo sappiamo, lo abbiamo sotto la luce. Muro di via dei Petrinis, che ci ho fatto riferimento, centro di protezione civile dove si sono fatti i vaccini, la sistemazione idrogeologica di quei 3 palloni di cui ho fatto riferimento, l'adeguamento antisismico della scuola Matteotti, i lavoratori messi in sicurezza della strada di Agramici, e chi ha fatto quella strada si rendeva conto, diciamo, dello stato della strada, il marciapiede di Corso Vittorio Emanuele, il palazzetto dello sport Cappuccini, lo stadio comunale su cui si è intervenuto più volte per migliorarlo sempre. Abbiamo messo anche i semafori accreditato, che crediamo è un servizio che dovesse essere visto per un patto di viabilità e di sicurezza. In corso ci sono i lavori della scuola Sant'Antonio, il centro di accreditazione sociale a cui ho fatto riferimento qui, e scuola media liceo. Sono stati appaltati il refettorio a Vicinieti e l'efficientamento energetico a Matteotti Cordero, e finanziato il bando verrà pubblicato di qui a poco la scuola media trinità. Purtroppo l'elenco è stato lungo, ma credo che a domanda ci debba essere una risposta. Probabilmente avremmo dovuto affrontare ognuno di questi singoli temi una volta, proprio per dimostrare che le cose fatte sono tante, altrimenti ci avremmo messo 2 minuti per rispondere, voglio dire, a delle obiezioni che non hanno alcun senso. Però mi si deve consentire, prima di finire, un'ultima considerazione. Perché quando sento dire un consigliere, slash consigliere, che fa riferimento ad una malattia, non la voglio nemmeno pronunciare, da estirpare, che è rappresentata dall'amministrazione comunale di Sala Consilina, che è fatta di persone, qualifica da un punto di vista morale e umano la persona che l'ha pronunciata. È un invito a una riflessione, cittadini. Chi ha questo tipo di mentalità e ambisce ad amministrare una comunità fa diventare un avversario un nemico, e di conseguenza chi è contro
potrebbe avere dei trattamenti un po' particolari. Meditate, gente, meditate, grazie. Bene, solo una piccola precisazione in merito a un argomento importante che è stato trattato ovviamente dall'opposizione, che è il piano urbanistico comunale. È importante, doveroso, perché come loro stessi hanno condiviso con noi, l'hanno detto più di un anno fa, il processo di pianificazione, è stato che questa amministrazione ha incentivato la sua redazione, sanno pure il livello a cui quel piano è arrivato. Ma sapevano benissimo, perché l'incontro lo ha, diciamo, decretato, l'incontro condiviso, quindi parlo di maggioranza ed opposizione, ci lasciava, diciamo, del tempo per dare ai cittadini l'opportunità di espletare e di vedersi riconosciuti dei diritti quali piano casa, recuperi sottotetto, bonus 110, che immancabilmente se fossimo intervenuti con l'adozione, perché l'adozione è solo in giunta, ricordo, solo in giunta da parte del sindaco e degli assessori, quindi poi dopo molto tempo ritorna come presa d'atto il consiglio comunale, però noi abbiamo voluto condividere questo processo con loro perché riguardava il futuro della città, avevamo stabilito questo iter, quindi dando ai cittadini l'opportunità di poter esercitare tutta una serie di diritti. Nel frattempo però ricordo che sono intervenute due opere strategiche calate dall'alto, di cui questo piano urbanistico comunale, come tutti quelli interessati a salire verso nord e a scendere verso sud, non hanno potuto non tenerne conto e approfondire. Parlo ovviamente del tracciato dell'alta velocità e parlo, nel caso di Saragonzini in specie, del secondo svincolo autostradale. Questo ovviamente ha decretato, una volta definito, e quindi sto parlando di prima di Natale, il tracciato e il piano particellare di esproprio con la definizione di tutte le aree interessate, a dover inevitabilmente mettere in discussione alcune scelte, perché tante aree vengono rideterminate da queste due importanti opere infrastrutturali che l'amministrazione sostiene e crede, tanto è vero che è già intervenuta in tanti modi. Quindi prima di parlare, prima di dire, prima di... Io riconosco e ringrazio chi ha voluto darmi nella conferenza stampa il ruolo di valida professionista, e a volte forse sono più tecnico che politico, però bisogna dire le cose come stanno e come le cose sono intervenute. Ma questa amministrazione ha dimostrato di voler intervenire in tal senso, soprattutto perché ha fatto dei concorsi di idee sulla riqualificazione di Piazza Matteotti, sull'area di Trinità, di Piazza Umberto I, sull'area di Trinità e sull'area di Sant'Antonio, volendo dare proprio uno slancio insieme al campus scolastico, che era un cambiamento radicale del centro urbano, a tutto il miglioramento che era, diciamo, della qualità urbana, che non si deve confondere con l'urbanistica, anche della qualità del decoro urbano che riguardava il nostro centro cittadino. Quindi voglio dire, l'impatto e la produzione è stata, diciamo, data. Ovviamente questi sono degli aspetti strutturali che hanno una ricaduta dopo diversi anni. Questo è il senso. Il senso è che, voglio dire, dare dati, dare servizi come le pratiche di edilizia online, che è una delle, voglio dire, delle attività che come comune, come territorio ci contraddistingue: dare servizi a tecnici, ai cittadini, dare dati aperti, servizi cartografici con il nuovo web GIS, significa dare apertura a tecnici, ai cittadini di quello che è il nostro ente. Quindi su certi argomenti importanti bisogna ponderare. Io ti ringrazio. No, è bello.
Pia mi risponde a chi che hanno detto loro, non so se hanno fatto un comizio che hanno fatto, ma mi rispondono.